La Chiesa non è un'associazione assistenziale, culturale o politica, ma un corpo vivente che cammina e agisce nella storia. Un corpo munito di un capo, Gesù, che lo guida, lo nutre e lo sorregge. Papa Francesco continua il suo ciclo di catechesi dedicato al mistero della Chiesa, ricordando agli 80.000 fedeli presenti all'udienza generale che la Chiesa è corpo di Cristo e come tale è chiamata a superare personalismi e divisioni, poiché l'unità è sempre superiore ai conflitti. Quanto danno arrecano alla Chiesa le divisioni tra i cristiani, gli interessi meschini e di parte, ma anche le chiacchiere, fa notare il pontefice. Contro queste tentazioni bisogna quindi pregare perché il Signore ci doni la grazia dell'unità. Ma come avremo la unità fra i cristiani se non siamo capaci di averla tra noi cattolici, di averla nella famiglia? Quante famiglie lottano e si dividono? Cercate l'unità, e che l'unità che fa la Chiesa, e l'unità viene di Gesù Cristo. Al termine della catechesi, facendo riferimento alla giornata mondiale del rifugiato che ricorre domani, Papa Francesco ha lanciato un appello in favore di quanti sono costretti a lasciare il proprio paese per fuggire da violenze e persecuzioni a motivo della religione, dell'etnia o delle idee politiche. Non possiamo essere insensibili verso le famiglie e verso tutti i nostri fratelli e sorelle rifugiati. Siamo chiamati ad aiutarli, aprendoci alla comprensione e all'ospitalità. Non manchino in tutto il mondo persone e istituzioni che le assistano. Nel loro volto è impresso il volto di Cristo. Infine, riallacciandosi alla giornata dell'Evangelium Vitae celebrata domenica scorsa, il Papa ha rinnovato il suo invito a promuovere e a difendere la vita in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue fasi, accogliendo e testimoniando così il Vangelo della vita.